Penso proprio che ci siamo. Aspettiamo ancora un attimino prima di partire per questa diretta. Sono felicissimo. Questa diretta è la prima di un ciclo di dirette dedicate alle costellazioni familiari e a diversi ambiti inerenti alle costellazioni familiari e comunque sempre, come sappiamo, il benessere. Ah, vero? Ah, benissimo. Ciao Katia, ciao Nadia. Wella, ciao, ciao Cristina, ciao Maria, buonasera, ciao, ciao Chiara, fantastico, grazie, si sono in diretta. Chiara, mi raccomando, domande, adesso me le aspetto, sì, visto che ti sei riproposta di non farle, cosa strana, mi sembra. No, buonasera Stefania, ciao Katia, buonasera anche a te. Ok, aspettiamo ancora un attimino. Intanto vi ringrazio, ringrazio voi di essere qua con me, ringrazio. Ciao Silvia, ciao. Bene, riusciamo a vederci oggi anche. Grazie Gaetano per aver creato questo gruppo, grazie a te che la stai guardando in differita e come sempre grazie vita. Grazie a tutti e grazie a tutto. Ciao Sofia. E dico tutto, lo dico sempre tutto, questa sera lo dico con ancora un po' più di enfasi, perché parliamo di costellazioni familiari sistemiche e sono proprio inerenti al tutto. Ciao Tania, adesso poi per chi non le conoscesse vi spiego. Sinteticamente, ovvio, anche se comunque l'ultima domenica di ogni mese, sempre alle 9:30, parleremo di costellazioni familiari, per cui diventerete avvezzi all'argomento. E comunque, tra poco vi spiego cosa sono e perché ho desiderio di condividerle con voi, perché sono veramente una, oserei dire quasi una filosofia di vita. Ma una modalità terapeutica estremamente potente, che io sappia è la più potente che io abbia mai abbia studiato e praticato, e con la quale ho ricevuto i maggiori risultati, utilizzandola con altri e anche su di me. Maria dice: grazie a te, sono molto interessata. Non so niente di questa. Ah, benissimo, Maria, perfetto. Ciao Elisabetta, ciao Danilo. Benissimo, ok. Allora. Vi spiego, le costellazioni familiari sistemiche sono, ciao Concetta, adesso basta salutare. Ciao Concetta, già anche tu non sei curiosa. Benvenuta. Allora, le costellazioni familiari sistemiche sono una modalità terapeutica che ha creato questo psicologo tedesco che si chiamava, non c'è più, Bert Hellinger. Dopo aver praticato per anni come psicoterapeuta e dopo comunque aver vissuto anche per anni in Africa con diverse tribù. E lui ha unito praticamente diverse. Grazie, saluta Laura anche per me, Chiara. Ha preso spunto da diverse modalità terapeutiche, quali le teorie sistemiche degli psicologi di Palo Alto negli Stati Uniti, che avevano già, per teoria sistemica, vi dico, si intende il tenere in considerazione l'individuo, ciao Silvia, l'individuo come parte di un sistema. E questo è il motivo per il quale a me piacciono tanto le costellazioni sistemiche, perché noi siamo un tutt'uno, noi siamo tutti parte di un sistema, di un grande organismo, siamo tutti collegati proprio energeticamente, animicamente. Per cui tutto quello che noi facciamo influenza altre parti del sistema e quello che le altre parti del sistema fanno o non fanno influenza noi, addirittura quello che pensiamo, quello che emotivamente proviamo. Per cui una visione sistemica tiene appunto in considerazione questo, non solo l'individuo, ma il sistema dal quale l'individuo arriva, il sistema più prossimo ad ognuno di noi è il sistema famiglia. Ovviamente, però ci sono anche altri sistemi, altri macrosistemi che possono essere la società,
il sistema scolastico, culturale, economico e così via. E tutti questi sistemi, lo vedremo dopo, ci influenzano in modo molto molto forte. Noi pensiamo di avere tanta scelta, ma non è che ne abbiamo così tanta. E infatti oggi parleremo proprio della differenza tra lealtà e amore. Che cosa sono e che ruolo hanno nella nostra vita. Dicevo, Bert Hellinger aveva pure poi preso anche spunto dallo psicodramma di Moreno, un altro psicologo che aveva creato appunto lo psicodramma, era una modalità terapeutica durante la quale diversi soggetti impersonavano letteralmente, come se fossero degli attori, altre persone. La differenza principale però tra lo psicodramma e le costellazioni familiari sistemiche create da Bert Hellinger è che si chiamano i rappresentanti, cioè le costellazioni familiari sono nate da fare in gruppo, anche se si possono fare anche uno a uno. Io facilito sedute anche a persone, anche tramite la rete, uno a uno. Si possono usare degli oggetti, io uso dei piccoli oggetti, dei piccoli omini, dei Playmobil, oppure io uso anche una modalità che si chiama ipnocostellazioni, dove faccio rilassare la persona e faccio visualizzare certe cose e rappresentare anche altre persone. Se si è in gruppo, le persone del gruppo rappresentano letteralmente qualcuno che appartiene al sistema familiare del cliente, si chiama la persona che porta, diciamo, il suo problema in campo, okay? Che espone il suo problema. E queste persone, ed è qui la peculiarità di questa modalità, queste persone, proprio perché si è consapevoli di quello che si chiama a livello sistemico il campo morfico o il campo conoscente o conoscitivo, cioè un'intelligenza che quando la persona, uno dei rappresentanti, rappresenta un'altra persona, un familiare o un collega di lavoro o chi per esso, letteralmente sente sensazioni e anche emozioni, e a volte gli viene da dire da fare dei movimenti o da dire cose che non gli appartengono. E questa è una cosa, una peculiarità proprio. Perché? Proprio perché si collega a livello energetico con l'anima della persona che rappresenta. E io mi ricordo anni fa, la prima volta che ho partecipato a una costellazione e ho fatto un rappresentante. Quasi non ci credevo, perché sentivo, ma proprio sentivo a livello corporeo delle sensazioni che non erano mie. Una volta, per esempio, ricordo avevo una sensazione che io non avevo mai, mai provato, me la ricordo ancora. Avevo come un groppo in gola e mi sentivo molto emotivo, come se avessi voluto piangere, ma non riuscivo, cioè sentivo questa emozione, ma non riuscivo ad esprimerla. Una sensazione che io, ripeto, non avevo mai provato. Poi cosa si fa? Queste persone che rappresentano familiari o colleghi di lavoro o chi siano, queste persone svelano, tra virgolette, dei movimenti interni, svelano dei sentori che hanno e il cliente riesce per cui, e anche con il facilitatore, con il costellatore, a capire cose che altrimenti non sarebbe riuscito a capire. Ok? E la domanda che magari potrebbe venirvi è: ma a cosa servono le costellazioni familiari? In poche parole servono, certo, ovviamente una modalità terapeutica, per cui mirano al benessere dell'individuo e comunque anche chi rappresenta ne beneficia. Mirano comunque a ripristinare equilibrio nel sistema familiare, perché ne parleremo poi più avanti, ci sono quelli che si chiamano gli ordini dell'amore, che se non vengono rispettati nel sistema familiare, si possono creare dei problemi, ok? Per esempio, i bambini devono ricevere dai genitori, devono ricevere amore. I genitori devono dare amore. I genitori devono onorare e rispettare i genitori, non essere, tra virgolette, insolenti o arroganti verso i genitori, altrimenti non riescono a ricevere energia e amore dal ramo femminile e dal ramo maschile. Tutte queste cose, questi ordini, appunto, durante una costellazione si ripristinano, si mettono a posto. E come si mettono a posto? Con quelle che si chiamano delle frasi risolutive.
o frasi guaritive, ognuno può usare il termine che vuole. E la potenza delle costellazioni sta però non intanto in queste frasi, che comunque sono frasi molto forti, molto piene di potenza, ma è l'energia dietro, perché l'energia promotrice delle costellazioni familiari sistemiche è la forza più grande che esista nell'universo, è la forza dell'amore. Si usa letteralmente l'energia dell'amore per ripristinare relazioni, per riportare serenità e pace all'interno di un sistema familiare o anche aziendale o, qualsiasi, o anche sociale. Okay? Per cui, come facilitatore, il mio intento non è tanto, a volte succede sì che trovi veramente la soluzione del problema ed è fantastico, ma la forza dell'amore è così potente che a volte l'unica cosa che o l'unica determinante è il fatto che il cliente e i rappresentanti riescano a connettersi con questo amore che c'è, riescano a verbalizzarlo, appunto a ripristinare ordine, a chiedere magari a esprimere emozioni che non hanno magari mai espresso durante un'esperienza traumatica da bambini. O esprimono un disappunto, danno, magari restituiscono delle responsabilità che non gli spettano, o si prendono delle responsabilità, o perdonano, si scusano per certi comportamenti. E quando da facilitatore io vedo e sento, perché poi si sente, si chiede al cliente come si sente e ai rappresentanti, quando si è raggiunto ciao Giuliana, uno stato di serenità che non era presente in questa costellazione prima e sono tutti in pace con quello che è e magari si sono mossi, hanno cambiato posizione, si sono detti certe cose, il lavoro è fatto. Cioè, la soluzione arriva poi dopo. Ok? Questo ci tengo a dirvelo perché si collega un po' a tutte le cose di cui parlo sempre durante le dirette. Non è tanto importante che noi troviamo le soluzioni ai problemi, anche perché la nostra mente umana, logica, razionale, tante volte non vede soluzioni dove invece, credetemi, ci sono. Non pensate come degli umani, pensate come delle anime incarnate, pensate come delle dee, come dei dei, pensate divinamente. Cioè, connettetevi con i sentimenti, connettetevi con l'amore che c'è in voi. Quando riuscite a sentire questa serenità che poi si manifesta, appunto, come si manifesta questo amore, questa gioia, si manifesta di solito come serenità. Prendete nel cuore gli altri, prendete nel cuore una situazione. Quando questo viene fatto, ma veramente a livello energetico, la soluzione pratica al problema arriverà. E spesso capita comunque, e secondo me quello è veramente il miracolo, non c'è neanche bisogno che la soluzione pratica arrivi. Cioè, noi nella stessa soluzione, nella stessa situazione, magari con le stesse persone, anche vicino a noi, in famiglia, con le quali prima avevamo degli irrisolti, ci troviamo a stare bene. Ma ci troviamo a stare bene noi, ma anche loro. Un'altra peculiarità delle costellazioni familiari è che proprio perché lavoriamo a livello molto inconscio, profondo e direi anche super conscio, animico, cambia proprio l'energia che collega noi agli altri. Tutte le volte che noi infatti pensiamo un pensiero, proviamo un'emozione, sia che sia amorevole, ma anche che sia negativa, cioè il maledire. Letteralmente vuol dire proprio pensare male o dire male di qualcuno. Questa energia si interpone tra noi e gli altri. Quando noi risolviamo questa cosa, trasformiamo o eliminiamo questa energia che c'è tra noi e gli altri lo sentono. E pur rimanendo le persone che sono, perché noi non possiamo intervenire sul karma degli altri, si comporteranno verso di noi diversamente, ma perché noi siamo cambiati, la nostra attitudine verso di loro è cambiata.
Spero di essermi spiegato abbastanza bene. E lo stesso processo, a riguardo di cosa sono le costellazioni familiari sistemiche, lo stesso processo può essere fatto individualmente. Ripeto, io lo faccio con le persone, di persona, ma anche in rete. E si fa la stessa cosa. Si usano appunto dei rappresentanti, degli oggetti, oppure si fa, usando le ipnocostellazioni, faccio rappresentare la persona faccio sì che la persona rappresenti altri componenti della famiglia o chi siano, e quella persona sente proprio, riceve delle informazioni molto, molto utili per risolvere i propri problemi. Se avete altre domande, fatemele. Adesso leggo i commenti perché ho visto che ce ne sono, e poi parleremo della lealtà e dell'amore, che cosa sono e perché sono, perché è molto utile saperli distinguere e sapere che funzione hanno nella nostra vita e come riuscire ad amare consapevolmente, perché la lealtà spesso fa parte di un amore, quello che si chiama amore cieco, e ne parleremo dopo. E il mio intento, come sempre, è quello che noi diventiamo più consapevoli, perché la consapevolezza è quella che ci dà il potere di scegliere. Ci rende indipendenti emotivamente, ci rende autonomi, ci rende liberi e fa sì che noi amiamo appunto incondizionatamente. Ciao Lorena, ciao a tutti. Allora, Chiara dice: le costellazioni sistemiche sottostanno alle leggi del tempo, riguardano cioè un arco temporale. Ah, eri Chiara, dovevi fare le domande, perché tra l'altro tu fai sempre delle domande veramente mirate e pertinenti, e grazie per aver chiesto questa cosa. No, le costellazioni sistemiche non sottostanno alle leggi del tempo, questa è un'altra cosa importantissima, e non riguardano un arco temporale. In effetti, quando noi entriamo in una costellazione, quando iniziamo una costellazione, noi letteralmente, quando ci connettiamo con questo campo conoscente, noi entriamo in uno spazio dove il tempo, come noi lo conosciamo, non esiste. Questa è anche la potenza delle costellazioni, perché a livello animico noi possiamo risolvere letteralmente dei traumi, trasformare energeticamente qualcosa che è successo quando noi, per esempio, magari eravamo ancora addirittura nell'utero della mamma, o quando noi avevamo pochi mesi di vita, o avevamo 7, 8, 10 anni. Ok? E questo fa sì che cambi e guarisca addirittura proprio il sistema famiglia anche generazioni indietro. E quindi capirete di più cosa parlo quando parliamo, vi dico cos'è la lealtà. Okay? Quando una persona per realtà rivive a volte delle esperienze che hanno vissuto i genitori, oppure anche una, due, tre o quattro, addirittura cinque generazioni indietro, c'è chi dice anche sette. Cioè, visto che noi siamo un sistema e una peculiarità di tutti i sistemi è quello di trovare l'equilibrio, quando un qualcosa è successo nel nostro sistema famiglia, magari a un nostro prozio, a un nostro nonno, bisnonno, e per qualcosa di grande io intendo, per esempio, se un nostro antenato ha avuto una malattia grande, potrebbe essere che, e non è stato magari, è stato escluso dalla famiglia o non è... O comunque ha sofferto tanto per questa cosa ed è stato appunto, per esempio, escluso dal sistema famiglia. Potrebbe essere che poi il figlio o il nipote, qualcuno comunque generazioni dopo, rimanifesterà lo stesso problema proprio per appunto per lealtà inconscia o per irretimento. Vedremo poi la differenza tra lealtà e irretimento. Riproporrà lo stesso problema proprio per far sì che in quel sistema famiglia questa cosa esca e quell'antenato venga incluso, venga ricordato, venga riconosciuto incluso nel sistema famiglia. Per cui, appunto, no, non si, le, durante le costellazioni familiari non siamo soggetti alle leggi del tempo e dello spazio. Entriamo in una dimensione completamente diversa. Ciao Rita.
Sofia dice, i rappresentanti conoscono direttamente la persona che ha bisogno di aiuto o la sua storia? Potrebbe essere, come no? Allora, normalmente quando si fa in gruppo, le persone non si conoscono, per cui cosa fanno? Magari hanno sentito, perché da facilitatore cosa fai? Chiedi al cliente di esporre il proprio problema. E poi il facilitatore, cioè il cliente o il facilitatore, normalmente il cliente, io faccio scegliere, sceglie dei rappresentanti. I rappresentanti non conoscono direttamente la persona e non conoscono sicuramente le persone che rappresentano. È questo che sembra veramente strano a chi rappresenta, perché sente e prova sensazioni, emozioni proprio anche corporee che non gli appartengono, che non sono proprie. Sì, poi si possono anche fare. Oppure si può introdurre un qualcuno, si può introdurre un rappresentante senza dire chi rappresenta. Oppure si può fare una costellazione, si chiamano costellazioni cieche, cioè dove tutti i rappresentanti stanno rappresentando persone che non, di cui non sanno niente, non hanno neanche sentito la storia del cliente. Si può anche fare così. Ciao Sara. Silvia dice, verissimo, sono molto potenti perché chi necessita di riordinare la propria vita, sia per chi rappresenta i familiari. Grazie Silvia. Sì, esattamente, hai proprio usato la parola appropriata. Per riordinare le costellazioni cosa fanno? Riportano ordine nel sistema, riordinano un sistema. Portano ordine in un sistema dove prima non c'era ordine, dove c'era il caos, dove ognuno non aveva il posto che avrebbe dovuto avere. Perché quando ognuno ha il suo posto, parleremo degli ordini dell'amore più avanti in un'altra diretta, le cose vanno, tutto fluisce nel sistema, facilmente. Quando però questi ordini non vengono rispettati, che sono degli ordini per esempio gerarchici, per esempio il figlio maggiore arriva prima del figlio minore. Appunto, i genitori devono dare i figli devono ricevere, però in quante famiglie succede che i bambini si prendono, si accollano responsabilità che non sono loro. E questo è un grande sovvertimento a un ordine familiare, okay? Quello gerarchico, perché il bambino appunto non può prendersi. Non sei il suo compito, non può prendersi delle responsabilità che non gli spettano, o comunque può farlo, può provarci, ma non riesce sicuramente a aiutare il genitore. E il genitore non, e questo comunque succede a volte perché i genitori magari non hanno, non possono, non danno ai figli come sarebbe naturale dare. Queste cose, però, è anche importante dirlo. Succedono dappertutto, ragazzi, cioè guardate, perché adesso sentendo queste cose a volte si pensa, oh cavolo, ma io la mia famiglia è così disfunzionale, ma è un po' così per tutti, eh. La famiglia del mulino bianco non esiste, è proprio solo una pubblicità, per cui tutte le famiglie sono abbastanza disfunzionali. E comunque sì, lo scopo della costellazione è di portare a ripristinare l'ordine nel sistema. Ciao Giuliana, sì, sei super in ritardo, ma va benissimo. Ciao Rosa. Maria dice, e se non c'è amore in quella famiglia, il rappresentante come agisce? Ah, e se non c'è amore in quella famiglia? Guarda Maria, l'amore c'è dappertutto. L'amore c'è dappertutto. Come funziona? Allora, magari in quella famiglia, ed è possibile, sì, sembra in effetti che non ci sia amore, cioè le persone non sentono l'amore. In quel caso il ruolo del facilitatore, del costellatore, è determinante. Perché, per esempio, se sono io il facilitatore, sta a me essere consapevoli dell'amore che c'è della famiglia, sentirlo e tirarlo fuori. Cioè, quando io faccio una costellazione, ma quando lavoro anche con chiunque, anche senza usare le costellazioni sistemiche, è importantissimo perché comunque, ripeto, non solo durante le costellazioni, sempre l'energia più potente e la più guaritiva è l'amore, ok? E vi invito proprio a
usare questa energia nella vostra vita, anche proprio a casa, con gli amici, con chiunque, in qualsiasi ambito. E l'amore. Cosa vuol dire? Vuol dire il prendere nel cuore, cioè avere a cuore le persone con cui ci rapportiamo ed essere consapevoli che a livello animico, cioè a un livello profondo molto alto, siamo amore puro. Certo, a volte non sembra così, perché a livello puramente umano, a livello mentale, diciamo egoico, le cose magari sono diverse. Le persone provano magari in quel sistema familiare delle emozioni negative, tristi, no? Le passioni tristi, che ne so, la rabbia, la tristezza, la disperazione, l'aggressività, la gelosia, per cui uno potrebbe pensare, ma non è amore. Beh, ti invito a considerare che l'unica energia nell'universo veramente è l'amore. E poi però si viene espressa in modo diverso. L'odio non è altro che amore diretto in un altro modo. Se noi non amassimo, non potremmo odiare. Noi odiamo perché amiamo, perché ci teniamo a qualcosa e ci teniamo a qualcuno, perché vogliamo difendere un qualcosa o un qualcuno, perché siamo appunto leali, adesso che arriveremo a parlare di lealtà, siamo leali a un qualcosa o a qualcuno. Per cui, ripeto, sta a noi a essere consapevoli di questo, chiedersi, ma dov'è l'amore? Una domanda che io mi chiedo sempre quando lavoro con le persone è, come ha imparato l'amore questa persona? Come ha imparato l'amore la famiglia, il papà e la mamma di questa persona? Perché? Perché l'amore, esprime l'amore un po' come un linguaggio. Ognuno di noi ha imparato l'amore, per cui anche i nostri genitori, i loro genitori, i nostri genitori, hanno imparato l'amore a esprimere l'amore in un certo modo. Ed è importante capire come, che linguaggio si è parlato in quel sistema. Perché? Per capire che il loro linguaggio di amore è quello lì. Perché? Perché per esempio una persona che è in un sistema famiglia dove sembra non esserci amore, se riesce a capire che anche pur non sembrando che l'amore ci sia, c'è. Faccio un esempio, la mamma per esempio che magari è molto controllante, è molto dura verso il figlio o la figlia o entrambi, lo fa per amore, no? Magari i figli dicono: ma non mi ama, non la sopporto, è insopportabile, ok, però quello è il suo modo di dimostrare amore. Quando noi riusciamo a capire che quello è il loro linguaggio, riusciamo a prenderli nel loro cuore, riusciamo a non giudicarli e ad apprezzarli per quello che sono, per cosa sono, ok? Il fatto che non ci sia amore, che adesso iniziamo a parlare di lealtà e di amore, il fatto che non ci sia, che sembra, ecco, che sembra che non ci sia amore in un sistema famiglia, è dovuto al fatto che le persone non sono abituate, perché non ce lo insegna nessuno, ad amare veramente. Adesso, ecco, iniziamo dall'amore, poi vi spiego cos'è la realtà. L'amore, noi riusciamo ad amare quando l'amore è sano, l'amore consapevole, è quell'amore che si dimostra quando la persona, noi siamo capaci di amare noi in primis, cioè noi soddisfiamo i nostri bisogni. Ok? Parlo per esempio da adulti. Noi da adulti ci accettiamo per come siamo, con tutti i nostri difetti, ok? Ci riconosciamo come siamo, ci accettiamo così, non ci giudichiamo. Risolviamo i nostri bisogni, soddisfiamo i nostri bisogni, ci rendiamo per cui responsabili e adulti, noi diventiamo i genitori di noi stessi, siamo noi che prendiamo la responsabilità di noi. Quando abbiamo fatto questo, poi possiamo amare il fratello, la sorella, il madre, la madre, il padre, chiunque. Ok, questo amore sano. Però, proprio per quello che si chiama amore cieco, che è una forma di lealtà, cosa succede? Succede che quando l'anima si incarna, quando viene al mondo e si sente in debito verso i genitori, si sente in debito perché comunque gli hanno regalato la vita, una cosa grandissima, e cosa fa? Vorrebbe fare di tutto per loro. E per dimostrare quanto amore ai genitori, se i genitori, e non ce ne sono tanti purtroppo sul pianeta, se i genitori non sono molto consapevoli, appunto, capaci ad amarsi e ad amare anche i figli, cioè non sono persone adulte che amano i figli, gli danno attenzioni, li curano,
che sono amorevoli, se questo non succede e non stanno bene, il bambino, anche per tanto che sia piccolo, si prende delle responsabilità che non sono sue e si dice delle cose molto presto. Queste sono le frasi della lealtà inconscia. Si dice, per esempio, io come te, mamma, papà o entrambi, io come te sarò infelice, sono infelice. Cioè, io, visto che magari mamma è infelice, io non mi do la possibilità di essere felice, ok? Per lealtà mamma. E magari le persone, sono persone che crescono ed adulte si rendono conto che non hanno mai avuto delle relazioni serene e poi si scopre che è perché hanno imparato, hanno interiorizzato questa modalità, questo modo di fare, questo copione dal sistema famiglia, da papà, la mamma o da entrambi. Per cui io come te, oppure io ti seguo appunto nella depressione, io addirittura ti seguo nella morte. Queste sono forme di realtà. Oppure io al contrario di te, cioè io al contrario di te, papà o mamma, per esempio se magari una mamma è molto permissiva, la figlia potrebbe fare, o il figlio potrebbe fare il contrario, diventare poi un adulto, un genitore molto controllante, cioè io al contrario di te, e ci si accorge che queste sono realtà acquisite, quando queste cose creano dei problemi. E allora cosa si fa? Durante una costellazione vengono fatte emergere queste cose. Vi invito adesso, infatti, chiedetevi in cosa sono leale io, magari a mia mamma, a mio papà o a entrambi? Cioè, qual è, tra virgolette, il copione, lo schema, il problema che io ripropongo che è molto simile a quello? Quando lo individuate, se lo individuate, qualcosa cambia, ragazzi. E poi, ovviamente, poi ci si rende conto che si è fatto questo appunto per la realtà. E cosa si fa poi, appunto, durante una costellazione? In uno stato di calma meditativo, tra virgolette, uno dei motivi per cui mi piacciono anche tanto le meditazioni, le costellazioni, è proprio perché sono, che io sappia, certo anche l'ipnosi è molto simile, ma cioè sei in uno stato, tra virgolette, meditativo, ma sono una modalità terapeutica dove si usa tanto, tanto l'intuizione e la presenza, cioè dove proprio ci si ascolta nel corpo, sia quando si rappresenta e sia il cliente, perché il cliente comunque rappresenta anche lui. E questa facoltà è molto proficua perché ci permette di connetterci con la nostra essenza, con la nostra autenticità. Per esempio, la psicoanalisi classica, da quello che so, tante altre modalità cognitivo-comportamentali, che, tra virgolette, secondo me c'è tutto dappertutto ed è tutto è utile ed efficace. Non sto dicendo che qualcosa è meglio o peggio di qualcos'altro, io dico solo quello che a me piace di più. Però certe modalità rimangono molto nel mentale. Questa qua non va solo nel mentale, anzi, il mentale si unisce col corporeo e con l'animico e sviluppiamo appunto questa intuizione quando facciamo la costellazione, questa intuizione e siamo più presenti. Perché stavo dicendo quello? Ah, e volevo dire appunto che mi sono perso. Ah, ecco, della realtà. Quando noi, se riuscite a capire in cosa siete leali a qualcuno della vostra famiglia, voi iniziate già energeticamente a trasformare e a sciogliere questo nodo energetico che, tra virgolette, vi accomuna. È quasi, è questa energia che fa sì che voi inconsciamente, non sapete perché, ma vi ritrovate nelle stesse situazioni, oppure attirate a voi le stesse amicizie che magari non vi piacciono, vi creano situazioni che non vi piacciono, o gli stessi partner. E tante volte queste situazioni sono proprio dovute a queste realtà inconsce, che una volta viste, una volta realizzate, fanno sì che cambi tutto. E poi cosa si diventa? Poi si impara ad amarsi perché ci si sgancia da questa lealtà, questo amore cieco, cioè si capisce che io facevo così per dimostrare amore ai miei genitori, ma non è il modo sano per dimostrare amore, per cui io dichiaro no, la tua vita, la tua responsabilità è tua, il tuo destino è tuo, io mi prendo il mio destino, le mie responsabilità. E poi si dichiara invece questo amore sano che proprio per dimostrare quanto ti amo per lealtà sana a te mamma, a te papà o a entrambi o a chi sia,
Io dedico a voi la mia felicità. Questo è amore sano, questa è una lealtà sana. Quando noi siamo felici, perché quando noi siamo felici facciamo già del bene a tutti, a tutto il sistema umano e oserei dire cosmico, perché la nostra energia, la nostra vibrazione più alta aiuta gli altri, innalza la vibrazione degli altri. A tutti piace stare vicino a persone che stanno bene. A nessuno piace stare con persone che stanno male. Per cui, quando abbiamo veramente compreso questo, è facile. Noi ci dedichiamo sul nostro star bene e poi abbiamo comunque anche l'energia, la voglia di fare per gli altri, di donare agli altri incondizionatamente. E per esempio, qui si ricollega un po' a quello che dicevi tu, Chiara, del fatto dello spazio-tempo. Magari i genitori non ci sono più, ma quando l'individuo capisce che per lealtà, per esempio, viveva una vita infelice o relazioni che appunto erano infelici o aveva, non aveva successo sul lavoro. Quando capisce questo e ridà la responsabilità ai genitori, si prende la propria e dichiara ai genitori: io da adesso io vi dedico, chiedo la vostra benedizione affinché io sia felice e vi dedico la mia felicità. Cambia qualcosa proprio in questo spazio dove il tempo non esiste. E succedono cose veramente grandi, cioè è abbastanza comune che dopo una costellazione persone che erano sono state contemplate durante la costellazione, magari il giorno dopo o poco dopo, contattano il cliente, la persona. Magari non si parlavano da anni. E proprio perché l'energia è cambiata. È cambiata. E cambiando l'energia cambia poi un po' tutto. Ciao Marina. Ciao Grazia. Silvia scrive. Allora, i rappresentanti. Oh, scusate, cosa ho fatto? Aspetta, non è scappato. Allora, i rappresentanti, era quello che volevo dire, sì, i rappresentanti conoscono sommariamente il problema, così per come viene descritto da chi lo espone. Esatto. Una conoscenza superficiale, e credimi, non influisce affatto il separando, scusa, il sparendo non sapere. Non influisce affatto il fatto che non si sa. Tutto accade così, è l'energia che si sviluppa, che risolve le cose. Esattamente, è proprio l'energia e anzi, tante volte, meno le persone sanno, meglio è. Perché? Perché quando le persone sanno, non è che lo facciano consciamente, però è possibile che comunque va anche bene, che ci mettano della loro interpretazione mentale. Ma si capisce, in effetti la cosa che da facilitatore è importante è che le persone ti dicano quello che sentono. Che non si vada nelle interpretazioni, perché è facile, sento un qualcosa e poi magari ci ricamo sopra con delle storie. Per cui no, il meno si parla, il meno si ipotizza a livello mentale e si sa e meglio è. Anche perché comunque è un processo molto inconscio, cioè il cliente, la persona che ha portato il problema, e comunque anche i rappresentanti ne ricevono tanto da queste cose. È come se venisse la conoscenza, come ha scritto Silvia, a livello energetico, di cose profonde che trascendono l'intelletto. Non ci sono parole che potrebbero comunque descrivere certe cose, certe energie. Allora, Paola dice: io ho proprio bisogno di una costellazione. Non ho nessuna possibilità di coinvolgere l'altra parte. Come posso fare? Ma va benissimo, Paola, tu puoi fare la costellazione. E l'altra parte la si rappresenta, capisci? Ci si collega con l'essenza dell'altra parte, non hai bisogno che l'altra parte venga coinvolta. No, puoi farla tranquillamente, funziona proprio così. Cioè, se c'è un problema, qualcuno ha un problema con qualcun altro o con la famiglia, non è che si debba costellare con la famiglia. Si potrebbe fare, sarebbe il sogno di tutti i costellatori, se tutte le persone coinvolte fossero presenti, però non importa, assolutamente no, anzi è meglio così per tanti versi, perché
Per esempio, l'altra persona, se non ha voglia, intenzione di risolvere un qualcosa, non collaborerebbe, come invece un rappresentante o tu, se lo fai da sola, puoi risolvere molto di più. Mi spiego? Perché, ripeto, tutti i lavori terapeutici funzionano tanto quanto la persona o le persone coinvolte hanno desiderio di farli. Non si può assolutamente costringere, diciamo, qualcuno a fare un lavoro su se stesso così profondo se non vuole farlo, o altri. Allora, Giuliana dice: ma le costellazioni si devono fare insieme alle persone? Ah, grazie, interessate? No, 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 sicuramente già l'avevi spiegato, in caso mi scuso. No, 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 scusate, guarda, le domande sono sempre appropriate e il ripetere le cose fa sì che si interiorizzino. Per cui ripetiamolo pure, no, non c'è bisogno che che le persone interessate ci siano durante la costellazione, per cui si rappresentano queste persone, letteralmente. E poi la cosa che capita è che quando questa si ripristina l'ordine, si mette a posto quel qualcosa di irrisolto che c'era tra la persona, magari il cliente che fa la costellazione, e qualcuno che non è presente, che non sa assolutamente neanche il lavoro che si sta facendo. Cambia un qualcosa, cioè l'altra persona che non sa niente la sente a livello inconscio, cambia energia verso di noi, verso la persona che ha fatto la costellazione. Questo è il potere profondo di questi lavori. Paola dice: io ho capito bene, ah, buono, sono contento, io ho capito bene quello che hai spiegato. So che devo lavorare su di me e ci sto provando da 2 anni, ma sto girando in tondo. Stai girando in tondo. Ah, io non lo so, Paola, se. Cosa intendi? Però non sottovalutare, se stai veramente lavorando su te stessa e sei 2 anni che lo fai, potrebbe essere che sei un po' molto esigente con te. Però dico perché i lavori su se stessi, guarda, a volte sembra che non diano frutti, ma non sono mai invano. Maria dice: se nella famiglia già sono quasi tutti nell'oltre. Si può fare, sì, lo stesso anche solo con un paio di familiari vivi. Assolutamente che si può fare, Maria. Certo, si può fare. Si potrebbe fare anche se tutti i componenti della famiglia fossero dall'altra parte. Si potrebbe fare comunque, certo. Oh sì. Per esempio, metti un uomo e una donna potrebbero non avere genitori, non avere più fratelli, nessuno, no? Quando appunto si rendono conto, hanno magari un problema a livello relazionale, quando parlando esce fuori o facendo una costellazione che è una lealtà che hanno acquisito proprio per amore cieco in famiglia, loro assolutamente mette in campo il papà, la mamma o entrambi, i fratelli, chi debba essere, e si mette a posto questa cosa, certo, sì, non c'è bisogno che sia in vita. Ciao Cinzia. Ciao Caterina. Ah. Allora, Chiara scrive: domanda scomoda. Ok, dai. Può succedere che una costellazione inneschi reazioni non previste, spropositate, sia nel cliente che nei rappresentanti? No, direi sì e no. Cioè, ok, anche lì dipende cosa intendi per reazioni non previste spropositate. Cosa può succedere? Sì, questo può succedere, che la costellazione può essere, a volte lo è, un'esperienza molto catartica. Cosa intendo per catartica? Intendo un'esperienza durante la quale vengono rilasciate emozioni che sono state trattenute dentro magari il cliente. O magari anche i rappresentanti esprimono emozioni, magari angosce o cose che sono veramente forti. Cioè, una persona potrebbe, questa cosa è normale, può iniziare a piangere, potrebbe, cioè, magari iniziare a urlare o che. Okay. Eh sì, queste cose possono succedere. Sono comunque, se succede, sono cose opportune. Cioè, è appunto una catarsi, un rilasciare un'energia, un'emozione o un'esperienza traumatica. Che era dentro la persona, per cui è come togliere il tappo al contenitore, questa energia esce. Potrebbe succedere. Anche qui la consapevolezza con la quale facciamo ciò che facciamo è importante, nel senso che se da costellatore, da facilitatore, tengo a conto che queste cose potrebbero succedere,
essendo consapevole che però siamo in un ambiente protetto e siamo comunque tutti connessi e protetti dal campo, dalla vita, capisci? Vi faccio un esempio. Se una persona ha paura di qualcosa, già la manifesta, no? Cioè, se la persona o il terapeuta se ha paura che possa succedere qualcosa di drammatico e di incontrollabile, in un modo o nell'altro magari già se lo manifesta, lo tira, perché la mente è così potente, no? Se io avessi paura di qualcosa, cavolo, magari. Quando invece sei consapevole che no, non c'è niente da aver paura, che quello che succede è opportuno, è più probabile che questo non succeda. Ciao Barbara. Concetta chiede: come ha imparato l'amore? Concetto profondissimo, su quale rifletto spesso? Come ha imparato l'amore? Concetto profondissimo, su quale rifletto spesso? È un concetto importante sul quale riflettere, Concetta. Continua a chiederti questa cosa. Chiedetevi sempre e soprattutto con le persone che sembra che non amino, che sembra che non provino amore. Chiedetevi, ma come ha imparato l'amore quella persona? Cioè, per esempio, la persona, che ne so, fredda, distaccata, irascibile, è una persona molto probabilmente che è stata allevata in un ambiente simile o che non ha ricevuto affettuosità, amore. Ma perché? Perché i suoi genitori non erano stati creati in un ambiente, non erano stati cresciuti in un ambiente dove l'amore, questa cura per il prossimo, veniva espressa con la dolcezza, l'emotività, anche un po' una cosa generazionale. Una volta, pensiamo ai tempi di guerra, ok? Cioè, sentimenti, ok, ma no, bisognava pensare a mangiare, bisognava volersi bene, voleva dire sopravvivenza, no? Altro che noi adesso abbiamo il lusso che abbiamo tutto, possiamo veramente imparare a connetterci con le nostre emozioni, coccolarci, ma le generazioni dietro no. Potrebbe succedere anche comunque, grazie Concetto per farmi pensare a questa cosa, e quello sarebbe sinonimo proprio di irretimento più che lealtà. Lealtà, ma anche irretimento. Qui vediamo la differenza tra lealtà e irretimento, cioè una persona, per esempio, molto scontrosa, molto irascibile e antipatica, e magari, però, appunto, vi ho detto prima, molto probabilmente è stata cresciuta in una famiglia dove non ha ricevuto affetto, però non è detto, non è detto. Cioè, una persona potrebbe essere cresciuta in un ambiente amorevole, però potrebbe essere così scontrosa, così ribelle, così fuori dalle righe, proprio che dici non appartiene a quella famiglia. Ecco, in questo caso si potrebbe, e con una costellazione si potrebbe capire, potrebbe essere in atto un irretimento. Un irretimento praticamente, l'irretimento avviene quando l'individuo si accolla letteralmente il destino, è quasi come se riviva il destino di un predecessore. Ok? Per esempio, che ne so, il bisnonno era una persona, che ne so, così scontrosa, e magari il bisnonno aveva commesso un crimine. E proprio perché aveva commesso questo crimine era stato espulso, cioè non era stato riconosciuto dal sistema famiglia. Allora cosa può succedere a livello sistemico, morfologico? Che questo bisnonno deve essere, perché il sistema vuole l'inclusione, il sistema famiglia vuole che questo nonno venga incluso nella famiglia. E allora cosa fa? Appunto, il nipote. Tutto inconscio questo, tutto inconscio, ma si accolla della sua personalità, dei tratti che lui aveva, viene irretito energeticamente da lui, fino a che questo non si capisce e si ripristina ordine. Cosa si fa? Per esempio, in questo caso si riconosce, si prende nel cuore, nel sistema famiglia, questo bisnonno che era stato espulso. Perché? Anche qua è per questo che mi piacciono tanto le costellazioni. Perché fanno sì che noi usciamo dal giudizio, dal giusto, sbagliato, bello, brutto. Il sistema, i sistemi familiari, ma qualsiasi sistema biologico, è inclusivo, cioè non giudica, cioè indipendentemente da quello che una persona possa aver fatto, appartiene al sistema, non può essere escluso. Ok? Però in effetti pensateci, è anche per quello che ci fa così male essere esclusi, no?
Perché noi è una cosa innata, noi vogliamo appartenere, noi apparteniamo alla vita, noi apparteniamo al tutto, è solo la mente, è solo il nostro ego che divide, che esclude. E noi, quando lavoriamo a livello sistemico, invece abbiamo una prospettiva proprio inclusiva, noi vogliamo includere tutti, tutti, e dobbiamo per ripristinare ordine e amore nel sistema. Ciao Anna, io per esempio, quando lavori con qualcuno, ecco per esempio una persona che ha subito un abuso, ma anche grave, sembra un paradosso, ma io devo prendere nel cuore, prima di tutto, il perpetratore, no, come si dice, il carnefice. Io, da facilitatore, devo prima di tutto prendere nel mio cuore il carnefice e poi posso lavorare. Perché se io giudico e escludo il carnefice o non lo porto nel cuore, io non posso fare una costellazione, non può avere un effetto benefico. Capite? E questo è il potere delle costellazioni, ma questo è il potere dell'amore, questo è il potere della consapevolezza. Anche lì ne parleremo più avanti, perché sono concetti forse un po' complessi, bisogna lavorarci un attimo, ma la vittima energeticamente è una metà dinamica tanto quanto quella del carnefice. Cioè l'energia della vittima è la stessa del carnefice, viceversa. Per quello che se io voglio ripristinare ordine in quel sistema tra vittima e carnefice, io devo prendere entrambi nel mio cuore, anche e prima di tutto il carnefice. Comunque, Giuliana dice, inizio che sono inguaiata, diventerò sleale. Ok, Chiara dice, lealtà, senso di colpa, per me è stato così. Perfetto, Chiara, esattamente sì. Lealtà e senso di colpa vanno molto a braccetto. Esatto, per lealtà noi ci sentiamo in colpa. Voilà, sì. Non abbiamo tanto tempo, ogni tanto guardo l'orologio, però grazie. Una cosa con la quale si deve lavorare quasi sempre nelle costellazioni è proprio appunto la lealtà e il senso di colpa che la lealtà crea. Vi faccio un esempio, là. Tutte le volte che noi ci relazioniamo con qualcuno, noi diventiamo un sistema con qualcuno. Metti il bambino quando si relaziona con la mamma. E quella relazione è un sistema, mamma-bambino, mamma e papà, mamma-papà. Allora, il bambino vuole sempre una parte di noi, ma anche da adulti, pensateci, noi perché a volte diciamo dei sì quando vorremmo dire dei no e viceversa, o ci sentiamo in colpa, e qua perché noi sentiamo a livello molto profondo, noi siamo sensibili, sappiamo quello che gli altri si aspettano da noi, e questo determina la nostra coscienza. Una parte di noi vuole sempre essere innocente. Il bambino interiore vuole sempre essere innocente. Per esempio, faccio un esempio: un bambino che cresce in una famiglia dove, che ne so, la mamma non mangia grassi, non mangia dolci, è molto fissata su una dieta sana. Quel bambino, quando se mangia un dolce e la mamma lo vede, lui si sente in colpa, ok? Ma può esserci nella famiglia invece il papà allo stesso tempo, il quale invece non gliene frega niente del mangiare bene, che mangia le pizze, mangia i cioccolatini, mangia dal barattolo di Nutella col cucchiaio. E il bambino, lo stesso bambino, invece, quando si rapporta col papà e fa queste cose, si sente a suo agio, capite? Questo crea dei contrasti di noi, delle forze molto potenti in noi, che appunto per lealtà noi, per un qualche motivo possiamo essere leali o al papà o alla mamma e abbiamo appunto assimilato questa modalità di essere, che ne so, molto attenti a quello che mangiamo oppure non fregarcene. Se noi questa cosa l'abbiamo presa per amore cieco, quando cresciamo ci accorgeremo che questa cosa ci ha dato degli scompensi, dei problemi, perché noi non è che non mangiavamo i dolci o mangiavamo i dolci perché volevamo, no, ma per lealtà. E questo è un esempio molto banale, però noi potremmo poi trovarci a fare queste cose o non fare queste cose e sentirci in colpa, trovare queste emozioni che non capiamo da dove arrivano, oppure avere ansia, angoscia. Ecco, queste sono tutte realtà. Grazie Chiara. Sì, le realtà sono molto connesse con i sensi di colpa. Anna dice, dobbiamo essere leali a noi stessi. Assolutamente sì, quello è proprio il punto. Essendo leali a noi stessi, poi diventiamo autonomi e poi possiamo essere leali agli altri, ma come nella nostra felicità, nel nostro amore. È così che siamo leali. Maria scrive: perché chi non ha. Ah, no, un'affermazione. Perché chi non ha ricevuto amore non lo sa dare. Una volta si dava del voi e mai un bacio, e neanche un sorriso. Ah, esattamente. Quando noi siamo arrivati dall'Argentina, i parenti, a differenza dei miei genitori, sembravano
di un'altra era, bisognava mantenere le distanze, che tristezza. Esatto, questo è un esempio classico, perfetto, esatto. Quando gli usi e i costumi sono diversi nelle famiglie, proprio le modalità cambiano e non è che non ci sia amore, è che proprio le cose si fanno in un altro modo, si parla un altro linguaggio. E noi soffriamo quando vorremmo, desideriamo che gli altri fossero diversi, che parlassero un altro linguaggio, però non è così. Infatti, guardate, una cosa che è un passaggio obbligato, i bambini, anche gli adulti quando sono poi, però verso i genitori, di solito gli individui soffrono perché vorrebbero che i genitori si fossero comportati in modo diverso o che si comportino in modo diverso. Però è compito nostro accettarli così come sono, è compito nostro. Se noi, quello è un passaggio obbligato, se noi non facciamo questo, continueremo sempre a essere sconfortati, a essere tristi. Maria dice, che meraviglia tutto questo che stai spiegando, grazie, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Paola dice, sì, ho capito perché l'hai spiegato, intendo praticamente, lo posso fare con te? Sì, lo puoi fare con me online, sì, mi contatti, sì, certo che si può fare. Sì. Katia scrive, scusa Luca, ma quante sedute di costellazione familiare occorre per fare risolvere un inghippo familiare? Mi sono collegata oggi per la prima volta e non so molto. Allora, è il bello delle costellazioni è che non c'è bisogno di farne tante. Fai, che ne so, ogni costellazione è mirata a un qualcosa, a un problema, ok? Si mette a posto quella cosa e poi comunque, poi tante volte la cosa cambia subito o a volte no, perché poi deve lavorarti dentro, si smuovono energie forti. Ma non è una terapia che continui a fare, fare, fare. Quando si è identificato un problema e si è lavorato su quello, basta, basta. Poi certo, poi si può lavorare su altre cose, però non c'è bisogno che un problema lo si risolve con una costellazione, non c'è bisogno di continuare. A meno che durante la costellazione escano magari altre cose importanti, però no, la costellazione si fa mirata su qualcosa, ok? Tu sai qual è il problema e sai cosa ti piacerebbe che cambiasse, quello è importante. E poi si fa e quello cambia, non c'è bisogno di farne altre. A meno che appunto ci siano altre cose da mettere a posto. Patrizia dice: Ciao Luca, ho fatto una costellazione con ottimi risultati. A distanza di 9 mesi, però, si sta ripresentando una dinamica che aveva motivato la costellazione stessa. Che fare, grazie? Puoi rifarla, però capendo quello che c'è di diverso. Okay, perché potrebbe essere che è affiorato un qualcosa di diverso. Non so se mi spiego, mi stupirei e non so però la situazione. Non so se mi stai dicendo che sei proprio punto a capo esattamente o se c'è un qualcos'altro, perché se mi dici 9 mesi, se cose sono cambiate, poi la situazione si sta ripresentando una dinamica, potrebbe essere che è una dinamica un po' diversa, simile ma un po' diversa da quella prima. Immagino. Francesca dice: Buonasera, ascolto per la prima volta, un piacere. Grazie Francesca, mi fa piacere. E Chiara dice: Dai, riesco ancora a lei? Riesco. Chiara dice: Per chi non le avesse sperimentate, consiglio vivamente di provare a farne una costellazione. Io ho imparato a superare i miei risolti, a guardare con amore ciò che prima mi faceva soffrire, proprio grazie a questa modalità terapeutica. Grazie Luca. Grazie a te, Chiara. Sì. Che poi in fondo mi piace dire sempre ai clienti: hai fatto tutto tu. Io, ovvio, ti ho guidato, ti ho preso per mano, ti ho aiutato, però la guarigione sono tutte autoguarigioni. E le costellazioni servono proprio a fare quello, a guardare con amore ciò che prima ci faceva soffrire. Perché è nostro compito amare gli altri, non è il compito degli altri cambiare per noi. Ciao Katia. Sì, si può fare online, Katia, sì, si può, assolutamente. Ragazzi, penso che siano le 10:30. Mezza, sì. Oh, è volata. L'ora qua con voi è sempre incredibilmente veloce. Vi ringrazio tanto di essere stati qua. Noi ci rivediamo a parlare di costellazioni prossimo mese, l'ultima domenica di febbraio. Intanto ci vediamo comunque per la diretta delle 7:30 il prossimo sabato, sabato 5 febbraio, dove sono contentissimo, vi faccio conoscere un'anima, una persona veramente speciale, Maurizio Bruno, osteopata, un insegnante di yoga, di meditazione, ha scritto 3 libri, parleremo di un libro in particolare che mi piace tantissimo e parleremo insieme, potete fare domande, parleremo di karma, azione, reazione e trasformazione e dei samskara, di cosa sono e come agiscono nella nostra vita. Sabato sera alle 7:30, ciao, vi voglio bene.
alla prossima. Ciao.